siamo qua con i cannonieri che si fanno sentire alla grandissima. Adesso il meccanico, lei è il meccanico del cannone? Sì, io sono l'artigliere. L'artigliere meccanico del cannone. Ok, allora l'olio era stato controllato. L'olio era apposta. Se ci spiega un attimo. Abbiamo ricreato una carica come era all'epoca, ovviamente ridotta, perché per motivi di sicurezza. Si faceva praticamente un cartoccio di carta già pronto. Sì. E veniva messa la dose giusta di polvere, che di solito era il doppio del peso della palla che veniva sparata. Sì. E veniva introdotta nel cannone, veniva pressato con un calcatoio, che è questo. In questo strumento tutto viene portato in veniva fondo. Calcato, poi tramite un puntale di ottone veniva forata la carica dentro. Sì. Di ottone, perché l'ottone non creava scintille, per cui non innescava il colpo in anticipo. Poi successivamente veniva introdotto un covone di paglia per stoppare, poteva essere paglia, stracci, quello che avevano, erba, in modo da creare una compressione all'interno. Poi veniva introdotta la paglia, veniva messo il polverino di innesco nel focone, quello che era polvere più sottile rispetto a quella della carica. Poi tramite una miccia si innescava il colpo e sparava. Ed era passata mezza giornata con tutte queste cose da fare? No, perché generalmente erano 4-5 serventi ogni pezzo, quindi si sparava due o tre colpi, diciamo, gente esperta, anche due colpi al minuto sparavano. Ma potevano andare avanti per delle ore, a un certo punto bisognava fermarsi perché... No, allora dopo ogni colpo bisognava lavare la canna con la lanata, che era praticamente uno straccio imbevuto d'acqua che raffreddava la canna. Tramite la trivella veniva tolto il residuo del cartoccio, magari non bruciato del tutto, in modo che non ci fossero braccia all'interno. Caspita, e dopo si poteva ripartire per un'altra cannonata. Poi generalmente erano 4-5 pezzi in batteria, per cui sparavano con una certa cadenza. Dell'accampamento militare prevede sicuramente esercitazioni, una vita fatta di sporcizia anche, diciamolo, però bisognava anche tenere, ci voleva qualcuno che tenesse conto e registrasse i vari eventi, tenesse una sorta di diario di bordo di quello che accadeva. Quindi qui con noi c'è Messer Dennis. Dennis, che ci mostra un po' l'aggiornamento delle attività di questi due giorni. Che tipo di lavoro faceva lo scrivano all'interno dell'accampamento? Lo scrivano all'interno dell'accampamento teneva, come hai detto te, il diario della giornata dei vari soldati. Quello che succedeva veniva registrato la mattina quando si svegliavano, quando venivano organizzate le attività. Le guardie, le pulizie delle armi. Io qua ho riportato che il capitano si lamenta e riprende i soldati perché sono molto oziosi e quindi cercano di rimandare i lavori, e proprio per questo ho anche scritto che la situazione delle nostre armi è un po' drammatica, perché hanno bisogno di manutenzione ma i soldati non vogliono farle, anche perché il capitano ci paga poco, allora è una forma di protesta. I tempi di crisi non sono mai finiti, quindi. Anche in quel periodo, all'inizio del 1500, purtroppo c'era questo problema del soldo che mancava sempre e la gente protestava. Invece, andando più sul tecnico, una curiosità che mi ha sempre colpito: scrivere con appunto gli strumenti del tempo, che tipo di difficoltà presentava anche per chi lo doveva fare, possiamo immaginarlo, no? Per chi lo doveva fare davvero? Dovevi tocciare il pennino spesso. La scrittura bastava una goccia d'acqua e subito si scioglieva l'inchiostro, e diciamo dovevi anche aspettare che si asciugasse la pagina. Erano fogli, diciamo, fatti di una carta molto assorbente. Abbiamo però anche, vedo lì sotto, alcune pergamene preparate, diciamo, per l'occasione. Perché e per quale motivo le avete preparate? Perché nel pomeriggio eseguiremo l'arruolamento dei bambini, dei nuovi soldati del domani, e al termine dell'arruolamento, dopo l'esercitazione, verrà rilasciato un attestato a ciascun bambino di aver partecipato
a questa fase molto importante nella vita del soldato. Diciamo anche che nei vari accampamenti che voi realizzate in giro per l'Italia e non solo, perché sappiamo che andate anche all'estero voi, questo tipo di attività di laboratorio per i bambini, di addestramento, diciamo, di solito riscuote un certo successo? Sempre, sia che sia nati in castelli che in borghi, in piccoli paesi, quando si tratta di tirar fuori delle armi di legno e ruolare dei bambini c'è sempre la ressa. Anche il mestiere delle armi esercita ancora il suo fascino. Fin da piccoli i bambini sono molto attratti da questo. Grazie mille Messer Dennis, lo lasciamo continuare nel tenere questo registro perché abbiamo delle cose da registrare, poi eventualmente delle punizioni che il Messer Andrea dovrà forse anche infliggere. Molto ozioso anche lui, eh. Ah, ecco, quindi l'andazzo... Non si riprende più di tanto. Grazie Messer Dennis. Siamo con l'unica donna oggi dell'accampamento montato qui davanti alla Rocca in un bellissimo contesto dell'Associazione Culturale La 5 Dea di Finale Emilia. Questa donna si chiama? Barbara. Barbara. Consorte di Messer Andrea, o sbaglio? Certo, dal 2008. E sì, insomma, ci siamo conosciuti nella vocazione storica e poi insomma è scoppiato l'amore. Anche voi, è una storia che ho già sentito anch'io questa. E poi ci siamo sposati appunto tra una vivandiera e un soldato mercenario, quindi... A proposito della tua attività, prima tu mi hai dato una pergamena che contiene una ricetta rinascimentale, diciamo, perché voi siete specializzati in un periodo storico ben preciso che è quello? 1520. Proprio siamo in tema, non potevamo avere un gruppo migliore, più contemporaneo del nostro. E voi in particolare, oltre all'attività militare, in cosa siete specializzati tu in particolare? Per quanto riguarda le ricette proprio del periodo, appunto il 1520, e spieghiamo in pratica soprattutto delle ricette nelle corti, perché negli accampamenti i soldati non potevano avere dei gran vivande, cibo, insomma, quindi cercavano appunto di usare soprattutto dei legumi, della verdura, della frutta e soprattutto delle carni lesse, in modo da fare tutt'uno, anche perché negli accampamenti non c'era tanta possibilità, quindi non so, le salse con delle spezie particolari che adesso magari si usano, ma ricette non tanto conosciute, ecco, ed è bello scoprire tutte le vari tipi di spezie, lo zenzero, i chiodi di garofano e così via. Voglio avvicinare proprio le donne a questo tipo di periodo proprio perché si può riscontrare anche dei paragoni insomma, al giorno d'oggi, ecco, su queste ricette. Voi proprio l'anno scorso dovevate venire qui da noi a farci visita, però purtroppo sappiamo che gli eventi che sono accaduti proprio alla fine di maggio, poco prima del nostro palio, vi hanno impedito. Stiamo parlando, ovviamente, lo ricordiamo, del sisma che ha colpito il territorio vicino a Modena. Fino all'Emilia è uno di quelli dei centri più colpiti, noi l'abbiamo potuto vedere qualche tempo fa. Adesso com'è la vostra situazione di associazione culturale? Avete recuperato il vostro materiale? Era nella Rocca, se non sbaglio. Avevamo 2 settimane prima, avevamo fatto una festa di 15° anno di anniversario della nostra associazione. 2 settimane dopo ci fu il terremoto, quindi tutta la nostra roba era all'interno del castello, fortunatamente nella parte in cui non ho avuto gran danni, quindi nella parte del museo civico, e quindi le abbiamo recuperate in questi giorni qua, perché proprio era inagibile, quindi è stata una grossa fortuna questa, visto le cause che ha fatto sia al castello che alla torre, che è uno dei simboli proprio del terremoto. Noi siamo contenti di poter condividere quindi questo impegno nella rievocazione rinascimentale. Ricordiamo che l'Associazione Culturale La 5 Dea è una delle associazioni più importanti, più prestigiose, anche perché, come avete potuto vedere dalle immagini che ha ripreso Vincenzo, è un'associazione che cura moltissimo tutti i dettagli, non solo l'accampamento militare, ma anche l'abbigliamento, i laboratori, appunto. Quindi siamo veramente molto orgogliosi, molto contenti di potervi avere qui in questi giorni del Palio. Grazie mille. Grazie a voi. Siete anche voi molto, molto speciali, poi soprattutto a livello anche di vicinanza di quel periodo che abbiamo passato, ecco. Grazie mille Barbara. Grazie.